Ciao e benvenuti in un nuovo video Fova Channel. Oggi è venuto a trovarci Bruno Pisani, fotografo di paesaggio e timelapser. Ciao Bruno. Ciao, ciao Marco, grazie per l'invito. Tra i tuoi canali di comunicazione c'è Instagram, dove io personalmente ti seguo. Perché hai scelto Instagram? Perché diciamo che il mondo della fotografia adesso è tutto rivolto su Instagram, c'è un grandissimo potenziale di clientela, ma anche di persone che possono essere interessate a quello che facciamo, quindi è molto interessante, okay. Offre molti spunti. Provo a farti un'altra domanda abbastanza difficile. Per te Instagram, quanto è indirizzato verso il tuo pubblico, che possono essere i tuoi follower che apprezzano le tue immagini, il tuo linguaggio, e quanto invece ti serve come strumento di lavoro? Diciamo che il mio seguito su Instagram non è così grande da poterci lavorare in maniera diretta, ok? Quindi io lo utilizzo più che altro come metodo per accrescere la mia, diciamo, popolarità, il mio bacino d'utenza, per i miei progetti, per i miei workshop, per tutte delle cose che sono correlate, ma non vado a lavorare direttamente, per esempio con pubblicazioni o queste cose qua. Okay. Anche perché il mondo della fotografia paesaggistica in sé è abbastanza complicato, per esempio un product placement è difficile, perché io per esempio non è che mi metto davanti in un'immagine, quindi non posso far vedere la maglietta o queste cose qua. Il mio è un paesaggio, è un paesaggio che tante volte ha una connotazione artistica, ok? Quindi non è nemmeno così pubblicitario e quindi esplicativo del posto, ok? Quindi è una visione artistica che ispira, che può interessare l'osservatore su come è stata fatta, su tutto ciò che c'è dietro, ma a livello pubblicitario e quindi a livello di lavoro diretto tramite Instagram è complicato. Oltre alla fotografia, io ti conosco come timelapser. Sì. Cos'è per te il timelapse? È una tecnica, diciamo, complementare alla fotografia, parte della fotografia per andare nel video, ed è una tecnica che serve appunto per enfatizzare il movimento degli agenti atmosferici, delle nuvole, delle stelle, delle ombre. Può essere un ottimo modo per raccontare un paesaggio in maniera diversa. Ok, quando arriviamo a questo momento del nostro format, parliamo del tuo zaino. Vedo che te hai uno zaino enorme, non è uno zaino tipicamente da fotografo snello. ma sono un minimalista. Esatto, vedo... Molto importante. Se sì. Mi vuoi raccontare il perché hai scelto questo zaino e cosa porti in questo zaino? Allora, diciamo che andando in montagna, la mia fotografia è orientata al 99% sulla montagna. Diciamo che andando in montagna non basta uno zaino che contenga soltanto l'attrezzatura, okay? Ci sono molte cose che devono essere portate oltre, anzi quasi l'attrezzatura non dico che è una parte minimale, però diciamo un 50-50. Vestiario, cibo, acqua, magari tenda, sacco a pelo e tutto. Quindi deve essere uno zaino capiente, che abbia il suo comparto fotografico, però comunque deve contenere molto. Immagino altro. Immagino che comunque è molto pesante uno zaino, sì, tarato in questo modo. Diciamo che se l'uscita comprende anche tenda e campeggio si arriva anche ai 24 kg, quindi insomma serve anche allenamento. Quindi diciamo l'ergonomia dello zaino, gli spallacci, tutto deve essere tutto estremamente importante, perché insomma senza uno zaino comodo uno non si muove veramente, e deve essere confortevole, deve poterti lasciare camminare senza dolori, ecco. Se ci vuoi mostrare cosa porti con te? Allora, elemento fondamentale della fotografia di paesaggio è a mio parere il treppiede, quindi certamente il mio treppiede. Ho visto una simpatica storia sul tuo Instagram che ti è caduto durante il tuo ultimo viaggio. Sì, purtroppo ho fatto un errore madornale, non essendo molto esperto di nord e di venti così forti, purtroppo ho lasciato il treppiede a fare timelapse. In un punto abbastanza anche pericoloso, ero vicino a una scogliera, molto molto alto, nonostante non mi servisse, era una visione grandangolare, quindi non mi interessava insomma l'altezza, l'ho lasciato molto alto, è arrivata una raffica di vento più forte del normale, tra l'altro c'era anche un arcobaleno in quel momento, quindi era proprio nel momento perfetto,
Si è ribaltato, ha fatto vela e quindi è caduto vicinissimo all'orlo, tra l'altro, rompendo, ho rotto soltanto un obiettivo in realtà. È nata... La camera l'hai salvata? La camera non ha avuto problemi, treppiede tutto a posto, e l'obiettivo si è rotta la baionetta, spero sia riparabile, ma non dovrebbero esserci grossi problemi. Allora, dunque, iniziamo. Dunque, due corpi macchina. Come mai due macchine? Cioè, immagino che magari una è perché è destinata ai timelapse, uno più alla fotografia. Come mai? Diciamo che avere due macchine ti dà molta più libertà, nel senso che, ad esempio, possono essere entrambe messe a fare timelapse. Una delle frustrazioni più grandi nel timelapse è star fotografando una scena, magari dall'altra parte è bellissimo e vorresti farla anche dall'altra parte. Quindi può essere che magari metto due timelapse, oppure per esempio un timelapse e magari con l'altra faccio delle foto. Oppure, anche perché i timelapse sono molto lunghi, quindi appunto, significherebbe quindi magari, rimanere lì infatti, tempo. Magari la situazione cambia, le luci cambiano, non è che se cambia la situazione lo giri, perché poi perdi quello che hai fatto prima. Quindi, oppure può anche essere che con una camera ce l'ho su treppiede per una visione grandangolare, ecco, mentre con l'altra ho il tele montato per dei dettagli a mano libera. Ok. Quindi questo è il motivo sostanzialmente. Ok. Poi, grandangolo, un bel 21 Zeiss, che è una lente davvero spettacolare, una nitidezza veramente super, e mi ci trovo benissimo veramente. Poi, questo è un 24-105, quindi un medio, ok? Quindi hai un fisso che ti serve come grandangolo, esatto. Poi vai su uno zoom. Esatto, questo qua è uno zoom, un medio, insomma, che consente di fare... Non lo uso moltissimo, sono focali che non utilizzo moltissimo, però comunque può sempre servire, non puoi certo girare con un grandangolo e un tele, perché c'è un mondo in mezzo che può sempre essere utile. Ecco. Poi ho un Tamron 100-400, quindi un tele zoom. Che luminosità? 4,5, 6,3, anche se non è particolarmente importante per la paesaggistica, perché comunque non c'è necessità di sfocato, ok? Quindi si va a diaframmare per avere la migliore nitidezza, quindi a meno che non siano condizioni di scarsa luce, non è estremamente importante, anche perché si scatta spesso sul treppiede. Okay. Per cui non è particolarmente importante la luminosità quanto la focale. In montagna io ritengo che 400 mm siano ottimi, io avevo in precedenza avevo fino a 300 e devo dire che è limitante, perché 400 mm secondo me è la focale perfetta per poter ritrarre quei dettagli molto molto piccoli che però possono fare la differenza, degli spot di luce estremamente distanti che possono essere veramente interessanti, quindi è una lente che utilizzo moltissimo. Noto che queste ultime due lenti sono senza tappi. Sono senza tappi perché ritengo che con tutte le protezioni che ha lo zaino è quasi di troppo, nel senso che tiro fuori le lenti e Devi essere pronto anche essere un po' all'uso. Pronto, insomma, non mi serve, non lo ritengo particolarmente importante, ecco. Poi da poco sto utilizzando il mitico Mavic 2 Pro. Quindi quello Hasselblad. Esattamente, che mi sta dando molte soddisfazioni, devo dire, ci sto trovando benissimo, ha una qualità di immagine veramente... L'hai utilizzato nell'ultimo viaggio? L'ho utilizzato, devo dire, non moltissimo, perché c'erano dei venti incredibili, cioè da non stare in piedi a volte, quindi... Sì, l'ho utilizzato anche con venti pazzeschi, se lì aspetti che non c'è vento non lo fai volare mai, però non è tanto che lui non volasse, il fatto è che io avevo paura a farlo volare, in realtà nonostante ci fossero dei venti molto forti volava senza problemi, insomma, quindi l'ho utilizzato non moltissimo, adesso mi ci sto sfogando nelle Dolomiti. Quindi hai ripiegato sul Mavic 2 Pro, immagino anche un po' per le dimensioni, alla fine vedo che ha lo stesso ingombro di un 100-400. Sì, esattamente, esattamente. Sì, il discorso è quello,
precedenza avevo il Phantom 4, okay, quindi che è molto grande ed è veramente complicato perché non ci sta proprio fisicamente, non è tanto per il peso che potrebbe anche essere sopportabile, ma devi metterlo fuori, certo, con la valigetta o comunque diventa veramente scomodo, okay. E quindi direi che è un compromesso, e neanche tanto compromesso perché la qualità è veramente eccezionale e sono super soddisfatto. Ok. Nel tuo zaino infinito immagino che avrai altre cose. Sì, allora, porto SD, okay, che reputo comunque molto molto utile per avere sempre a portata di mano. Non lo uso da moltissimo, devo essere sincero, però da quando lo uso non potrei farne a meno, al posto che tenere l'SD dentro al portafoglio, che okay, non sai mai dove sono, soprattutto avendone tante per i timelapse. È molto importante averle lì. Poi comunque in sicurezza, perché questo è quello rugged. Sì, questo, okay, qua funziona alla grande, insomma. Poi porta batterie, anche questo è molto importante, soprattutto facendo time lapse sempre ho praticamente 6-7 batterie e quindi è importantissimo averle ne hai ordinate, diverse, immagini. Sì, esattamente. Poi una GoPro, tra l'altro con l'attacco per la dritta, okay, del flash, che può essere utile per fare video di backstage, foto, okay, può essere utile insomma per raccontare ciò che ci sta dietro. Usi anche per i timelapse? No, assolutamente no. E lasciamola qua. Poi, immancabile panno in microfibra per asciugare e pulire la lente, che mi è, okay, stato vitale alle Isole Faroe, perché con tutta quella pioggia, con le cascate, con il vento, la lente era costantemente bagnata, quindi assolutamente importante. E poi nella parte superiore tengo alcuni accessori che sono sempre molto utili nei momenti di necessità. Allora, un paio di guanti. Ok. Guanti. Quando scatti usi guanti o? Se è freddo è assolutamente necessario, okay, d'inverno, ma anche in realtà anche d'estate, per esempio di sera o comunque d'autunno, comunque in montagna fa freddo. Poi con i timelapse che stai magari fuori delle ore. Sì, assolutamente. Okay. Quindi è assolutamente importante avere un buon paio di guanti. Questi sono la parte sotto, poi d'inverno c'è anche lo shell più grosso. Ok. Poi cacciavite per le piastre, per le piastre, un po' per tutto. E brugole per treppiedi e anche per lo slider, per perché i timelapse. Perché utilizzi anche lo, esatto, slider? Sì, alcune volte, dipende insomma dove sono e quanto devo camminare, però se necessario porto anche uno slider da 1,5 metri. Motorizzato per fare le riprese in timelapse, quindi può essere sempre utile avere delle brugole. Poi, power bank. Ok, perché le batterie le carichi direttamente sì, da... Sì, queste reflex non possono essere caricate okay, direttamente con il power bank, però utilizzo un caricatore che ha anche l'attacco USB, okay, e quindi l'attacco al power bank. Ah, ok, e poi la batteria... Esatto, e poi questa va qua e si carica. Ok. Ok. Basta. Beh, direi che di cose ne hai. Poi immagino che tutto il resto dello spazio sia destinato al tuo abbigliamento e alle cose che comunque ti servono. Quindi, in montagna. Sì, assolutamente. Cambio, giacche, un sacco di cose. Abbigliamento tecnico da montagna. Sì, poi se uno va per esempio in tenda, allora l'attrezzatura si moltiplica, insomma, cibo, chiaro, acqua, tutto quello che è necessario. A volte, per esempio, se faccio timelapse, se sono a fare dei lavori in timelapse, ho anche 2 o 3 treppiedi. Quindi questo è il principale, però ne ho altri 2 che attacco in giro, okay, se serve, insomma. Allora, io ti ringrazio, seguite Bruno Pisani su Instagram, specialmente le sue stories, sono molto interessanti, fa vedere un dietro le quinte della sua fotografia e delle sue esperienze di viaggio. Grazie a voi per l'invito. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo qui ogni lunedì e venerdì alle 19 con un nuovo video.